siamo tornati qua con l'Egitto, quindi si va in Egitto, terra dei faraoni, quindi per chi ha studiato un minimo. Allora, si va subito con questa. I monumenti, vabbè, sono di Giza, che ci sono le tre piramidi di Giza, appunto, da Cheope, Cerefran e Micerino, e c'è anche la Sfinge, quindi da andare a visitare. Poi c'è da vedere il Colosso di Ramses II, la Sfinge di Melfi, la necropoli Saqqara, spero di averlo detto bene, il sito di Tanis. Insomma, ce ne sono moltissime. È un paese ricco di archeologia che comunque ha fatto la storia. Andiamo subito con le prime informazioni. L'Egyptian Tourism Authority in via Bisolati 19 a Roma, il sito ufficiale www.egypt.travel. I cittadini dell'Unione Europea con validità di 6 mesi dopo la data d'ingresso, il visto obbligatorio può essere ottenuto all'arrivo. Potrebbe essere chiesto di esibire il biglietto di ritorno o di continuazione del viaggio. Nessun problema di salute, nessuna vaccinazione obbligatoria. I 2130 km che separano Roma dal Cairo vengono coperti in 3,15 ore e in 3,30 ore a ritorno con volo diretto senza scalo. Esistono numerosi voli charter per Alessandria, Hurghada, Marsalam, Sharm el-Sheikh, le località più alla moda per i soggiorni sul Mar Rosso. Numerosi pacchetti di viaggio prevedono l'arrivo al Cairo e ritorno da Luxor o viceversa. Ci sono 2 ore in più nel fuso orario e costo medio tra 800 e 1000 euro per una crociera sul Nilo, 800 euro per una settimana di relax sul Mar Rosso, tariffa più cara fino a 1200 per un'escursione di una dozzina di giorni sul deserto bianco. Lingua nazionale è l'arabo, ovviamente. Sono piuttosto diffusi anche inglese e francese. La lira egiziana e la moneta sono accettate di buon grado, i dollari americani e euro. 1 euro equivale più o meno a 8,40 lire egiziane. La popolazione è distribuita soprattutto nelle città, in particolare al Cairo, una delle più grandi città del mondo, con una quindicina di milioni di abitanti. Il 99,7% della popolazione è egiziana, irrisorie le minoranze. L'89% della popolazione è musulmana sunnita, la minoranza più consistente è costituita da copti, il 10% della popolazione, che riconoscono solo la natura divina di Cristo. Presente anche una ridotta minoranza ebraica. Il 7 gennaio è il Natale copto, a febbraio la festa dell'incoronazione di Ramses, anche in ottobre, e Maratona di Luxor. Aprile è festa della primavera, prima lunedì dopo la Pasqua copta, il 6 ottobre festa nazionale, a novembre la festival della musica araba al Cairo, poi c'è l'Eid el Fitr, che è il fine del Ramadan. Quindi ecco, questa c'è questa notizia. Però la molteplicità dell'offerta del viaggio, dalla crociera di lusso al soggiorno al Mar Rosso, la pressione dell'integralismo islamico, i recenti avvenimenti politici e i conseguenti condizionamenti del soggiorno in alcuni luoghi di grande interesse turistico. Questo è uno dei contro del paese. Un'estate troppo calda per abitudini del viaggiatore europeo. Fra le minacce di attentati, le mine inesplose nella zona di frontiera e i tormentati cambiamenti politici nel 2011, ci sono vari motivi per prestare attenzione al viaggio, senza superare però i limiti di un'inutile e potenzialmente dannosa paranoia. Quindi sì, giustamente, non è che bisogna vivere col terrore che ci esploda qualcosa addosso, anche se non è simpatico, questo me ne rendo conto. Andiamo subito con la prossima. Ancora, questo artista, Snabish, lo potete trovare su Jamendo, dove potete scaricare le sue canzoni. E mi raccomando, perché è veramente molto bravo, sto mettendo un sacco di sue canzoni. Il download è totalmente gratuito, quindi mi raccomando, andatelo ad ascoltare perché merita.
Eccoci qua, quindi tornati con questa carrellata, insomma, di paesi che comunque non ci deve spaventare perché saranno tre alla volta. Quindi l'ultimo paese di oggi, prima di andare con altre notizie o comunque con altre particolari discussioni, con gli Emirati Arabi Uniti, un paese molto ricco grazie anche al petrolio. Scusate. Parliamo subito appunto di questo paese, ambasciata degli Emirati Arabi Uniti. A Roma, in via della Camilluccia, sito internet www.dubaitourism.ae. Per i cittadini dell'Unione Europea è sufficiente il passaporto con validità di 6 mesi dalla data d'ingresso. Alla dogana viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un mese da quando si entra nel paese. Salute, nessun problema, a parte il caldo, per chi patisce di caldo veramente tanto, è meglio che faccia un altro tipo di vaccanza. Nessuna vaccinazione richiesta. La durata media di un volo da Roma a Dubai è 6-7 ore per coprire 4.500 km, più 4 ore nel fuso orario, ci sono 4 ore in più che rispetto da noi. I prezzi migliori attorno ai 900 euro per un pacchetto volo hotel di una settimana. Lingua ufficiale l'arabo, inglese molto diffuso. La moneta è dirham, 1 euro sono 4,65 dirham. Le carte di credito sono largamente accettate nei migliori hotel, i dollari USA ben visti ovunque. Gli abitanti sono 5 milioni, sono distribuiti appunto nei sette emirati. La maggior parte della popolazione è araba, il 48% si conta una forte minoranza asiatica, quindi 44%, 2% sono solo bianchi. Religione: l'80% della popolazione è musulmana sunnita. Il 16 è sciita, scarse minoranze tra cristiani, induisti e buddisti. Il 12 gennaio è la maratona di Dubai, Festival Jazz di Dubai a marzo. Abbiamo il 2 dicembre festa nazionale, da marzo a dicembre, a fine febbraio, Dubai Shopping Festival. Poi c'è la fine del Ramadan, ovviamente, e nel sud dominano oggetti in oro, non solo gioielli, ma anche arredi. Il contro è una meta del turismo che si è sviluppata molto alla svelta e che perciò si rivela un po' artificiosa in alcuni aspetti. La cautela: sono un paese molto sicuro come paese, quindi speriamo che non ci siano altri problemi, eccetera. Ora passo subito alla prossima canzone. Thank you.